Buonasera, aspettiamo che si collega qualcuno per poter iniziare la nostra diretta. Sono le 22:03. Buonasera a tutti. Viviamo un momento difficile, un momento particolare. Vorrei iniziare questa diretta ascoltando un brano che ci aiuterà un po' ad alzare il livello dell'energia. Lasciamoci guidare da questa musica che a tanti è familiare e eleviamo il nostro cuore. Eccoci, buonasera a tutti. Quest'Ave Maria ci ha aiutato un poco ad alzare con le nostre energie. Sì, dai, abbiamo bisogno di tirarci un poco su.
Saluto affettuosamente Edda, la cara Edda, che mi ha introdotto in questo mondo meraviglioso attraverso i convegni che facciamo a Cattolica, quante cose sto imparando con lei, Laura, Anna e tutte e tre. Questa Ave Maria mi aiuta anche a sentire vicino la presenza di Dio, sì. A volte pensiamo che Dio sia lontano da noi, specialmente in questo momento di prova, in questo momento terribile, ma Dio è molto vicino, ci sta accanto. Non possiamo dare sicuramente la colpa a Lui di questa epidemia, come non possiamo dare a Lui la colpa della morte dei nostri cari amati figli, non è colpa sua. Noi siamo vittima del nostro stesso egoismo, della nostra superbia. Dio ha creato tutto bello, tutto meraviglioso e ci vuole felici, non ci vuole tristi, non ci ha creato per la morte, ma per la felicità, per la vita eterna. Per coloro che non mi conoscono, sono Don Pasquale, sto a Torre Annunziata, sono parroco, seguo un gruppo di mamme che hanno i figli in cielo, sono missionario in Burundi, infatti la mia paura è che quando arriverà il virus là, che succederà? Se qui sta facendo tante strane, una strage, tanti morti, immagino là in Africa come farà. E niente, e sto qui con voi in quest'ora per parlare insieme a voi, di parlare di quella che è la vita oltre la morte. E come sempre voglio iniziare questo incontro attraverso una preghiera, seguendo un gruppo di genitori orfani e la maggior parte di coloro che si collegano su questo canale hanno avuto forte. Allora questa preghiera penso ci possa dare una mano e dopo il canto, questo canto dell'Ave Maria, sicuramente sentiremo la loro presenza ancora più forte e viva. È bello percepire i nostri cari accanto e non ci lasciano soli. Assolutamente no. La morte non rompe questo legame intimo e profondo che unisce Dio e gli uomini e soprattutto unisce quegli uomini che sulla terra si sono amati, si sono voluti bene. È l'amore. L'amore è la cosa fondamentale. Vince la morte stessa. E per poterci salvare, per poterci anche liberare da questo virus dobbiamo riscoprire l'amore, l'amore vero. Dobbiamo imparare ad amare, ad amarci, a volerci bene, a stimarci. Dobbiamo imparare incontro fratello. Basta col giudicare, col condannare, con essere invidiosi, gelosi degli altri. No, ci dobbiamo amare, ognuno di noi. Agli occhi di Dio è un gioiello, è prezioso, quindi siamo importanti. Non abbiamo bisogno delle cose degli altri, non abbiamo bisogno di scimmiottare gli altri, no. Noi siamo, e se iniziamo ad amare, allora splenderemo della luce di Dio stesso, che Dio è amore. E ogni volta che noi amiamo, siamo un riflesso della sua luce. Non so se mi sentite. O parlo troppo sottovoce. Non vi nego la mia difficoltà in questo momento. Come uomo di fede, come pastore, come parroco di una comunità, anni di sconforto e di paura. Di sconforto e di paura. Vi dico la verità: non ho paura di morire perché so che dopo quel passaggio inizia un cammino di luce. La vita eterna,
ma ho paura della sofferenza, eh? Ho paura della solitudine. Ascoltiamo dai telegiornali che quanti fratelli stanno morendo da soli, lontani dai propri cari. Questa è la cosa più brutta. A loro deve arrivare il nostro amore. Noi siamo esseri di luce, quindi la nostra luce, il nostro amore può arrivare a loro. Anzi, dobbiamo impegnarci, dobbiamo farlo assolutamente, lo dobbiamo fare. Allora vedo un attimo Maria Grazia, abbasso un po', ho sentito troppo tardi, non abbasso. Ok, sta andando bene, grazie. Ti voglio bene, posso fare una dichiarazione a Edda in diretta. Ti voglio bene, va bene, 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 mi manca un tuo abbraccio. Dei convegni ci invita sempre ad abbracciarci, ed è la cosa più bella. Quando apriamo le nostre braccia, apriamo il nostro cuore e accogliamo l'altro. E sentire tutto quello che abbiamo dentro, tutto il nostro affetto, tutto il nostro amore è importante assai. Allora inizio con questa preghiera che naturalmente è diretta al Signore per i nostri figli che stanno in cielo. Nell'immenso dolore che stiamo vivendo, ci rivolgiamo a te, Padre misericordioso. Trasforma il lutto in gioia. Ci conforta sapere che il nostro amato figlio è al centro del tuo cuore, nelle tue braccia paterne, avvolto di ogni cura e attenzione. Ammettilo a godere la luce del tuo volto. Irradia i nostri passi, guarisci i nostri cuori lacerati, ancora sanguinanti. Donaci la tua beata grazia. Vuoto chi ci angoscia, con la tua dolce presenza, con il volto indimenticabile del nostro amato figlio. L'amore che ci lava qui in terra diventi oggi collante con il cielo. Dacci il nutrimento quotidiano per realizzare il tuo progetto, un'unione più stretta, per un'armonia di lode che completeremo in cielo. Amen. Così sia. Continuiamo allora il discorso. Poi abbiamo iniziato l'altra volta, stiamo trattando di questo argomento della vita eterna, che può essere è certezza, è un incubo, è una promessa. Che cos'è la vita eterna? Se vi ricordate, l'anno scorso, la volta scorsa, ci siamo soffermato molto sul significato della vita eterna, la vita eterna per gli ebrei. Abbiamo cercato di capire che cos'è l'inferno, abbiamo visto che nella Bibbia non ci sta scritto, non si parla dell'esistenza dell'inferno. Abbiamo capito il senso del fuoco della Geenna, che non è il fuoco dell'inferno, no, ma era tutt'altro per il mondo ebraico. Abbiamo capito che di paradiso, la stessa nel Vangelo non si parla di paradiso, solamente una volta viene menzionato da Gesù stesso, promette. Stessa sarei con me in paradiso, promette il paradiso all'odore pentito. Abbiamo parlato di vita eterna. Stiamo trattando, possiamo dire, uno degli argomenti più delicati della fede cristiana, ma allo stesso tempo qualcosa che racchiude una bellezza particolare. Parliamo della resurrezione di Gesù, la resurrezione di Gesù, che può essere di interesse per noi che crediamo, per andare alle radici della nostra fede e capire perché dobbiamo credere, ma può essere di interesse anche per coloro che magari si definiscono non credenti. La resurrezione. Prima però di parlare delle resurrezioni operate, delle tre resurrezioni, magari poi cercheremo di capire, di riflettere su quella che è la risurrezione di Gesù, dobbiamo vedere e come Gesù è risuscitato. Allora adesso parlerò, quindi parlerò della risurrezione trattata
specialmente del Vangelo di Matteo, però vi invito a farmi delle domande, a fermarmi ogni tanto il cursore e scenderò giù per capire se sono stato chiaro, se avete dei dubbi, se mi devo fermare, se mi volete fare altre domande per essere più specifico. Sono qui a disposizione per voi. Questo tempo è dedicato a voi. Io voglio essere la presenza, ecco, posso dire la presenza della Chiesa accanto a tante persone che magari portano nel cuore un dolore forte, un dolore atroce come è la perdita dei loro figli. Ma soprattutto io voglio annunciare la vita dopo la morte. Voglio annunciare Cristo risorto. Voglio dire a tutti quanti che dopo quel momento funesto, che è stata anche la morte di Gesù in croce, c'è la risurrezione, c'è la vita e questa vita ci appartiene. Pure noi, un giorno, quando termineremo il nostro pellegrinaggio qui sulla terra, inizierà per noi una vita. San Paolo, conoscete benissimo San Paolo, nella prima lettera dei Corinzi dice: se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra predicazione, vana è la nostra fede. Quindi l'importante nella fede cristiana è la resurrezione di Gesù Cristo. Se Cristo non è risuscitato, è inutile predicarlo, è anche inutile la nostra fede. Ma che cosa crediamo noi? E cosa sappiamo noi della resurrezione di Gesù Cristo? Vedete, purtroppo per la gran parte dei cristiani la resurrezione di Gesù Cristo è quello che viene più o meno visivamente immaginato dai pittori, di un Gesù che esce vittorioso dal sepolcro, questo Gesù che spalanca il sepolcro di pietra con il vessillo della croce. I pittori fanno perché è l'unica che esiste della resurrezione di Gesù, ma è un'immagine che non esiste nei Vangeli. Nessun Vangelo descrive la resurrezione di Gesù. Ci troviamo già, di fronte alla prima difficoltà. Il fatto importante e decisivo della fede del cristiano non viene descritto da nessun evangelista. Nessuno ce ne va. Cara Cecilia, mi fermo. Ogni tanto voglio leggere i vostri commenti. Monologo, faccio una bella predica dove nessuno, dove non ho un confronto con nessuno. Cecilia, come la morte del mio fidanzato Gaetano, con il quale volevamo sposarci, un dolore atroce e disperato. Hai ragione, Cecilia, hai ragione. La ferita è profonda e sanguina, anzi, tutte le altre mamme mi possono essere dei testimoni, sanguinerà per sempre, però ci sta un legame d'amore tra te e Gaetano, e questo legame neanche la morte stessa lo spezza. Gaetano continuerà a vivere in te, nel tuo cuore. Ricordalo, anzi, non lo potrai mai dimenticare perché l'amore non si dimentica. Lui vivrà, vive in Dio, ma vive per sempre in te. Forza, carissima Cecilia, forza, non ci dobbiamo arrendere. Marinella, io e la mia figlia, oltre al dramma coronavirus, stiamo vivendo un dramma personale della recente perdita del nostro caro Gaetano. Direi che era un ragazzo che ci ha regalato tanto amore, bontà e bellezza. Ma sono sempre ragazzi, sono sempre ragazzi eccezionali, questi che se ne vanno prematuramente, come diciamo noi, ma chi siamo noi per dire è morto prematuramente? Chi siamo noi per dire la maturità in che cosa consiste, lo sa solamente Dio. Sono sempre ragazzi eccezionali che lasciano un profondo segno di amore, un profondo segno d'amore. Anche se magari è stata spesa molto, molto, molto bene.
Sì, mo ci arriva, Adele, piano arriva Tommaso che mette il dito. Ok. E lo dicevo che nel Vangelo non viene descritto che Gesù risorge, apre il sepolcro, ed esce vittorioso con la croce in mano, no? La descrizione è quella classica alla quale siamo abituati, Gesù che esce dalla tomba, è contenuta in un Vangelo apocrifo, il Vangelo di Pietro, che è del 150 d.C. E apocrifo è un testo che la Chiesa non riconosce come autentico, però nell'immaginario dei cristiani la di Gesù è quella dell'uomo, del cadavere che esce vittorioso dalla tomba. Ma ripeto, questo non è contenuta in nessun Vangelo. Tutti, ecco l'importanza del brano che fra poco vi leggerò, danno indicazione alle comunità cristiane di tutti i tempi per sperimentarlo risuscitato. Non si può credere che Gesù è risuscitato perché è scritto nei Vangeli. Non possiamo credere che Gesù è risorto perché ce lo dice la Chiesa. Si può credere che Gesù è risuscitato soltanto se lo sperimentiamo come tale nella nostra esistenza. Fintanto che uno crede che gli è stato, sarà sempre un credente zoppicante. L'unica maniera per sapere se Gesù è veramente vivo è quella dell'esperienza nella propria esistenza. Io, nella mia vita, nella mia esistenza, nella mia fede, devo incontrare questo Cristo risorto. Devo fare esperienze nella mia vita. Allora sì, altrimenti dobbiamo fare le esperienze. Dobbiamo andare a mettere il dito. Allora, i quattro Vangeli, in quattro maniere diverse, nella modalità ma identiche nel contenuto, danno la possibilità di sperimentare Gesù risuscitato. Non sperimentare Gesù risuscitato, sì, crederà a quelli che gli altri diranno, ma Gesù non vuole che noi siamo dipendenti dagli insegnamenti degli altri. Gesù vuole che il cristiano sia una persona matura e capace di ragionare con la propria testa. Adesso vi voglio leggere il Vangelo di Matteo, il capitolo 28. Vediamo se c'è. Sì, saluto Nunzia. In questi giorni penso a mio figlio e dico: beato lui che vive la gioia in Cristo. Vediamo se è salvato. Certo, si sono salvati. È importante, è importante. Certo che sono beati e vivono la gioia i nostri cari che sono in cielo. Non corrono più la sofferenza e il dolore, la stessa morte. Sono vivi e vegeti in paradiso. Allora, adesso vi voglio leggere per poter capire e scendere un poco in più su quella che è il fondamento della nostra fede, è la resurrezione, perché possiamo parlare fino a domani, di vita oltre la morte, ed è fondamentale e ci aiuta, ma come cristiani dobbiamo approfondire il tema della resurrezione, che ci appartiene. Come Cristo è risorto, anche noi risorgeremo. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28, sta scritto: passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magda e l'altra Maria andarono a visitare ed ecco che vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremavano tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: non abbiate paura, Gesù, il crocifisso non è qui,
è risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove è posto. Andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti ed ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Io ve l'ho detto, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. E questo passo del Vangelo lo ascolteremo sempre, nel giorno di Pasqua. Allora esaminiamo questo capitolo 28 del Vangelo di Matteo. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana. Ecco, così ha detto l'Evangelista. Valeria, dopo ti rispondo, se il Vangelo nega le vite passate. Queste sono domande interessanti, ma dopo cerchiamo di rispondere a queste domande. Parliamo di resurrezione, non mi fate parlare della reincarnazione, un'altra volta, una cosa alla volta, partiamo da quello che è la base per la nostra fede. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, già questa indicazione ci fa prendere il significato della narrazione. L'Evangelista riprende alla lettera il testo del libro della Genesi. È la Genesi, sapete, il primo libro della Bibbia dove viene descritta la creazione e vi si legge: e fu sera e fu mattina, primo giorno. L'Evangelista che cura in maniera particolare questo ultimo capitolo della sua opera, scrivendo all'alba del primo giorno della settimana, sicuramente si richiama alla creazione. Se lo sapete, se vi ricordate, l'Evangelista Matteo aveva iniziato il suo Vangelo proprio riferendo le parole di Genesi, libro della Genesi di Gesù Cristo. Ora, richiamando il giorno della settimana, vuol far comprendere che la resurrezione non è la rianimazione di un cadavere, ma è una nuova creazione ad opera di Dio. Quindi questo è il primo dato importante per comprendere che la resurrezione di Gesù è una nuova creazione. Una nuova creazione ed è importante anche per capire la perdita delle persone che sono a noi care. Dicevamo l'altra volta che c'è un avvenimento purtroppo tragico, drammatico, che prima o poi capita nella vita di noi tutti, cioè la morte di una persona cara. E se già è difficile accettare quello che sembra naturale, la morte di un genitore, che fa parte, possiamo dire, della logica della vita, è ingiusto e disumano per un genitore accettare la morte di un figlio perché è contro natura, perché la vita ha un inizio, ha una sua crescita e poi un suo declino programmato nel tempo, ma una vita interrotta ad un certo punto della sua esistenza è un'ingiustizia. E allora è importante questo testo di Matteo per comprendere che cosa accade in quel momento. Ebbene, l'indicazione che ci dà l'Evangelista è questa: la resurrezione è un atto creativo da parte di Dio e Dio continua la sua creazione, ma non solo. Gli evangelisti, penso che lo sappiate, sono dei grandi letterati, dei grandi teologi che cercano il particolare della loro opera. Ebbene, il fatto che Matteo parli del primo giorno della creazione è significativo per la simbolica dei numeri che è presente in tutto il Nuovo Testamento. Il numero 8, il numero 8 nel cristianesimo primitivo era il numero che richiamava alla resurrezione. Conoscete?
nella storia dell'arte, oppure li avete visti anche visivamente, i battisteri, cioè il luogo dove veniva e viene amministrato il battesimo. I battisteri dell'età antica avevano tutti quanti una forma ottagonale. Perché questo numero 8? Perché ottagonale e magari non sferico, non quadrangolare? Perché il numero 8, essendo il giorno della resurrezione di Gesù, era il numero che indicava la vita indistruttibile. Il numero 8 nella Bibbia indica la vita indistruttibile. Con questo richiamo allora al numero 8, il primo giorno della settimana, l'evangelista si riallaccia a quello che era il tema, il filo portante di tutta la narrazione, cioè la possibilità di sperimentare Gesù risorto. Il numero 8 nel Vangelo di Matteo è anche il numero delle beatitudini. Le beatitudini di Gesù, che sono ben espresse nel Vangelo di Matteo, sono composte da ben 8 formulazioni, 8 beatitudini, perché il numero 8 è il numero che indica una vita che è capace di superare la morte. E l'Evangelista dice che Gesù, annunziando 8 beatitudini, vuol dire che la pratica del suo messaggio comunica all'individuo una vita che è capace di fare la stessa morte. Voi sapete che le beatitudini, e questo per dire come gli evangelisti curino tutti i particolari, le beatitudini sono 8, ma sono poste nel testo greco originale da ben 72 parole. Perché l'evangelista ha curato questa costruzione di 72 parole? Perché i popoli pagani conosciuta all'epoca erano 72. L'evangelista quindi vuol dire che questo messaggio non è comandamenti riservati a un popolo particolare o magari per una religione particolare. Il messaggio di Gesù è un messaggio valido per tutta l'umanità ed è un messaggio che a tutta l'umanità può trasmettere vita. Può trasmettere vita. Ecco, oggi più che mai abbiamo bisogno di questo messaggio. Abbiamo messaggio, abbiamo bisogno di vita. Abbiamo bisogno di vita. Quindi, all'alba del primo giorno della settimana, siamo in un'atmosfera di creazione. Troviamo due personaggi, Maria di Magdala e l'altra Maria, andarono a vedere il sepolcro. Manca una persona, manca una donna. Al momento della crocifissione erano tre le donne presenti. C'era Maria di Magdala, l'altra Maria, madre di Giacomo e Iosef, e c'era anche la madre dei figli di Zebedeo. Chi era costei? Era una donna che insieme ai figli seguiva Gesù per interesse, seguiva Gesù per ambizione, e c'era un malintento da parte dei discepoli. Loro credevano che Gesù fosse il Messia trionfatore che va a Gerusalemme a conquistare il potere. Allora, cosa non fanno le madri per i figli? Voi siete madre, lo sapete benissimo. Questa madre va da Gesù e dice: mi raccomando, Gesù, quando sei a Gerusalemme, ai miei figli, dai i posti più importanti, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. In Oriente il re ha un trono centrale, il primo ministro siede a destra e l'amministratore, diciamo il ministro delle finanze, siede alla sua sinistra ed erano un po' i ruoli più importanti della società di allora. Quindi la madre dei figli di Zebedeo, che segue Gesù per ambizione, per collocare i propri figli nei punti migliori, chiede a Gesù i posti migliori, uno a destra e uno a sinistra. Lei pensava che Gesù avrebbe vinto, sconfitto i nemici, e si sarebbe seduto, installato su un trono, il trono di Dio.
Qual è il trono di Gesù? Un patibolo riservato ai delinquenti. A destra o a sinistra di Gesù non c'è il primo ministro e l'amministratore, ma ci sono due criminali crocifissi con lui e come lui. Allora, l'ultima volta che compare la madre dei figli di Zebedeo, al momento della crocifissione, con la crocifissione sono perse tutte le speranze di gloria e di ambizione per i figli. Le esclusioni sono indicazioni importanti che l'Evangelista dà alla comunità dei credenti per sperimentare Gesù risuscitato. Coloro che sono animati dall'ambizione, dal successo, di essere prima degli altri, di essere al di sopra degli altri, sono esclusi dall'esperienza della risurrezione. Coloro che sono animati dal desiderio di brillare, di dominare, di comandare, sono assolutamente refrattari alla presenza di Cristo risuscitato. Ecco quindi la prima eliminazione. La madre dei figli di Zebedeo è arrivata fino alla croce, ma vedendo Gesù pendere come un cadavere ad un patibolo, ha perso le sue speranze. L'Evangelista dà un'indicazione molto chiara. Attenti, perché se la vostra ambizione vi porta a dominare, a schiacciare gli altri, potete indubbiamente essere delle persone pie, delle persone religiose, ma assolutamente refrattare alla presenza di Gesù risuscitato. Ecco l'orrore di tanti cristiani, l'errore di tanti cristiani, è quello di credersi già santi, meglio degli altri. Pensano di sapere tutto di tutti e quindi si allontanano dalla luce vera, si allontanano dal suo amore, diventano superbi, diventano cattivi, iniziano a giudicare, a condannare e non a sperimentare la morte interiore. E con queste persone, ma di quale Dio vogliamo parlare? Ma di quale vita eterna? Ma di quale vita che continua? Come facciamo a dire possiamo percepire Dio accanto a noi e quindi percepire i nostri fratelli che già contemplano il suo volto in paradiso? Continuiamo a commentare il testo del Vangelo di Matteo. Matteo dice: ed ecco che vi fu un grande terremoto. Il terremoto. I Vangeli non sono un racconto giornalistico di quel che è accaduto, Non sono una cronostoria. I Vangeli sono libri di teologia, cioè insegnamenti che valgono per la vita delle comunità di tempi, per cui pur contenendo degli elementi storici, sono pieni di immagini, sono pieni di simboli. Il terremoto non significa che ci sia stato un sisma, no. Il terremoto è una delle immagini con le quali nell'Antico Testamento si indicava la presenza di Dio. Il terremoto indica la presenza di Dio. Quando Dio appare, quando Dio si manifesta sul monte Sinai, nell'Antico Testamento, tutto il monte viene scosso da un grande sisma. Quindi, quando nei Vangeli si parla di terremoti, non si deve intendere un sisma, no, ma Dio che si manifesta. Allora, l'Evangelista avverte che c'è una manifestazione di Dio. Infatti, ecco angelo del Signore, così scrive Matteo. Ecco un angelo del Signore. Ed è importante, questo termine, noi siamo molto legati alla figura degli angeli. Gaetano
quando ci fa stare in compagnia, veramente ci fa toccare il cielo con un dito. È bello, sapere che ci sono degli esseri di luce che ci stanno accanto e vengono in nostro aiuto. In questo momento terribile, noi li dobbiamo invocare, questi esseri di luce, perché stiamo vivendo un momento buio e loro ci portano, vogliono portarci la luce, vogliono portarci Dio stesso che è la luce. Non è importante questo termine, angelo del Signore. Quando nel Testamento e nel Nuovo Testamento incontriamo il termine angelo del Signore, non significa mai un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso. In questo caso è Dio stesso. Gli ebrei che ci tenevano a tenere la distanza tra Dio e gli uomini, quando vuol significare che Dio entrava in contatto con l'umanità, non scrivevano mai il Signore Dio, ma adoperavano sempre questa espressione angelo del Signore. Quindi, in questo caso, non significa un angelo. Dio ci manda gli angeli a custodirci, a proteggerci, a indirizzarci, a guidarci sulla retta via. Ma in questo caso è che si tratta della storia del suo figlio, del nostro Signore Gesù Cristo, unico Salvatore. In questo caso è Dio stesso. È Dio stesso. Ecco, dicevo, gli ebrei ci tenevano a tenere la distanza, che Dio, tra Dio e l'uomo. Non scrivevano mai il Signore Dio, ma usavano angelo del Signore. Quindi Dio stesso che entra in contatto con l'umanità. Questo angelo del Signore nel Vangelo di Matteo compare 3 volte, ben 3 volte. E tutte e 3 volte in relazione con la vita. La prima volta per annunziare a Giuseppe la vita di Gesù. La seconda a difendere Gesù dalle trame omicide di Erode. L'ultima qui, per confermare che la vita, quando viene da Dio, è più forte della morte. E allora è importante la descrizione che l'Evangelista ci dà. Si accostò, rotolò la pietra e si mise a sedere sopra. Allora, qual è il significato di questa sequenza di gesti? C'è un'espressione nella nostra lingua italiana che spesso adoperiamo per indicare che qualcosa è definitivamente terminato. Cosa diciamo? Mettiamoci una pietra sopra. Mettiamoci una pietra sopra. Che cosa significa metterci una pietra sopra? Che cosa significa questa immagine? Deriva dall'uso sepolcrale antico. In antico le tombe erano scavate nella roccia o nella pietra o nella terra dove veniva posto il morto, veniva poi una pietra sopra. Mentre una pietra sopra significa, mettere una pietra sopra significa la fine di tutto. Lui ormai lì è distrutto e non c'è più nessuna speranza. Sì, si crede nella risurrezione alla fine dei tempi, non ci dice molto. Quindi mettere una pietra sopra significa la fine di tutto. Anche Gesù è stato seppellito nella stessa maniera. Lo mettiamo lì, mettiamoci una pietra sopra. Nel Vangelo di Luca si trovano i 2 discepoli di Emmaus, dicono: avevamo creduto che fosse Messia, avevamo sperato che fosse il liberatore, è morto come tutti gli altri, è morto su una croce. Quindi l'esistenza di Gesù è finita. Mettiamoci una pietra sopra. Ecco che allora Dio invece rotolò lui la pietra. E perché? È importante. L'angelo si mette a sedere sopra. Non è perché è stanco,
il viaggio dal no, significa che si installa, significa che la morte è definitivamente sconfitta con la morte di Gesù. Con la morte di Gesù, la morte è stata definitivamente sconfitta. L'angelo si sopra, l'angelo si siede sopra, l'angelo ci si installa sopra. Il suo aspetto, sta scritto nel Vangelo, il suo aspetto era come la folgore, il suo vestito bianco come la neve. E sono tutte indicazioni che di per sé possono sembrare quasi superflue per la narrazione, ma in realtà sono segnalazioni importanti. L'angelo di Dio, l'angelo del Signore, è rivestito secondo quella che è la simbolica ebraica. È rivestito della gloria divina, dei colori della gloria divina, e sono identici a quello di Gesù quando si è trasfigurato. La trasfigurazione di Gesù ha questo significato. Gesù e i discepoli che sono terrorizzati dall'idea della morte e che non vogliono che Gesù muoia, nella trasfigurazione mostra loro la condizione dell'uomo quando passa attraverso la morte. L'Evangelista Matteo, dando questa descrizione, si richiama al momento della trasfigurazione. Allora, l'altra indicazione importante è che la morte non diminuisce la persona, ma la potenzia. Ecco perché Gesù, in tutta la sua esistenza, ogni qualvolta parla della morte, ne parla, può sembrare paradossale, in termini assolutamente positivi. La morte non distrugge l'individuo, ma di tutte le sue capacità vitali. Gesù, per parlare della morte, prende l'esempio di un chicco che viene seminato per terra, marcisce, quindi sembra la fine di tutto, ma poi dallo stesso chicco viene uno stelo con un frutto o un fiore meraviglioso. Provate a prendere un seme di girasole. E tra i semi possiamo dire più insignificanti è grigiastro, guardate che meraviglia di pianta ne viene fuori. Eppure tutta quella meraviglia era caduta in quel seme insignificante. E allora Gesù, facendo l'esempio del chicco di grano, ci sta dicendo qualcosa di straordinariamente positivo. In ognuno di noi ci sono delle ricchezze, in ognuno di noi ci sono delle energie, delle capacità che soltanto nel tempo e in determinate situazioni riescono a maturare, riescono ad emergere. Naturalmente, lungo l'arco della nostra esistenza, non è consentito all'uomo avere tutte le possibilità per far emergere tutte le ricchezze. E tanto più mi richiamo a quando la morte è prematura, quando muore un giovane, quando un'esistenza viene troncata, tutte queste energie, tutte quelle energie, tutte quelle capacità, dove vanno a finire? Ebbene, Gesù dice non solo non distrugge l'individuo, ma permette a tutte queste energie che non ha, tutte queste potenzialità di esplodere in un crescendo straordinario. Ecco, perciò pensiamo ai nostri figli che sono nella nostra e ai nostri cari, tutte le loro energie, tutte le loro potenzialità, stanno splendendo. Sono cresciute in una maniera straordinaria, eccezionale. Dicevamo che la vita non ci dà purtroppo il breve arco della sua esistenza, anche spesso per il nostro stile di vita, la possibilità di realizzare tutte quelle meraviglie che abbiamo dentro. Ma ci sono a volte delle situazioni di emergenza che ci fanno scoprire delle capacità, delle forze, delle energie che non credevamo di conoscere.
È una che molti di voi avranno già fatto, se magari hanno avuto un familiare ammalato, una persona grave. L'avete dovuto assistere e avete scoperto dentro di voi delle forze, delle energie, delle capacità che non pensavate di avere. Nel momento del bisogno sono fuori. E una volta che sono venute fuori, fanno parte adesso del patrimonio della vostra esistenza. Quindi, in ognuno di noi ci sono delle energie d'amore che attendono le condizioni adatte per essere sviluppate. E questo è il momento giusto per far sviluppare questa energia d'amore che abbiamo dentro. Come possiamo vincere? Facendo uscire tutto l'amore che teniamo. Il nostro cuore trabocca d'amore perché Dio stesso ci ha riempito del suo stesso amore. Se vinciamo il nostro egoismo, la nostra superficialità, questo amore viene fuori e crea una rinascita. E questo amore ci libera da tutte le cose brutte e anche da questa situazione difficile che stiamo vivendo. Allora, quando la morte interrompe la vita, queste energie non vengono disperse, ma esplodono in tutta la loro pienezza. Ecco perché coloro che hanno la percezione dei loro cari, coloro che sentono i loro cari accanto, sentono una forza, sentono una vitalità, sentono una potenza d'amore, qualcosa che li fa sussultare, che li fa smuovere, che quasi quasi gli dà la forza di scrollarsi da quello che è il mantello del lutto e del dolore, per continuare a vivere, ma soprattutto ad amare. E allora vedete che l'Evangelista, Matteo, che stiamo seguendo nel brano della resurrezione, per coloro che magari ci stanno seguendo adesso, può far comprendere a te quel che fra poco vedrete è un'esplosione di vita. Gesù non è stato distrutto dalla morte, stato potenziato. La reazione, avete, se vi ricordate, sta scritto dopo nel Vangelo. Per la paura che ebbero di lui, le guardie tremavano e diventarono come morte. Notate l'ironia dell'Evangelista. C'è un'esplosione di vita e anziché ricevere questa vita, le guardie diventano come morte. Ecco un'altra esclusione che fa l'Evangelista. Coloro che appartengono alla sfera del potere sono completamente refrattari al Dio della vita. Il potere nel Vangelo di Matteo viene rappresentato in tre categorie. Coloro che lo detengono, cioè coloro lo dominano, coloro che ambiscono al potere e coloro che sono sottomessi al potere. Quindi queste tre categorie vivono in una sfera di morte e quando c'è l'irruzione del Dio della vita, loro non solo non ricevono vita, ma sprofano come le guardie, ancora più morte, ancora più morte. Abbiamo detto che secondo i Vangeli ci sono due morti. Nel Nuovo Testamento e nel libro dell'Apocalisse si parla della seconda morte. Una è la morte biologica, quella che capita a tutti. C'è un inizio della vita, c'è un suo crescendo e poi c'è un declino che arriva fino alla fase del disfacimento totale dell'esistenza. Questa è la prima morte. È la morte biologica. Questa morte non scalfisce l'esistenza dell'individuo che invece continua a crescere.
Ma se una persona, per le scelte sbagliate, per l'adesione al potere, per il rifiuto della vita, è svuotato di energia vitale, è un morto vivente. È un morto vivente. C'è un episodio bellissimo, è dell'esecuzione di Giovanni Battista. Ve lo ricordate Giovanni Battista? Quando è che è stato ammazzato Giovanni Battista? Quando il tetrarca Erode, in occasione del suo, traducono i testi, compleanno, ha dato un banchetto. Ebbene, sapete che in greco il termine, la parola compleanno, si dice in due maniere. Una, il termine che adoperiamo anche noi nella nostra lingua italiana, è identico, quindi compleanno è genetriaco, è il compleanno di una persona vivente. Ma l'altra espressione greca indica il compleanno di una persona morta. Leggo un attimo qualche commento, vediamo. Che cosa significa il compleanno di una persona morta? La risurrezione di Lazzaro, questo è importante, Ed, ne parlerò sicuramente. Adesso voglio terminare con questo. Che cosa significa compleanno di una persona morta? Quando una persona moriva, si andava il giorno, l'anniversario della sua nascita, alla tomba per effettuare certi riti. È come facciamo un po' con Ovo quando ricorre l'anniversario della morte di un nostro caro e ci ricordiamo andare al cimitero, chi vuole fare una messa, si compiono delle opere in sua memoria, un po' così. L'evangelista per Erode non adopera il termine genetriaco, compleanno di una persona viva, ma adopera l'altro termine che indica il compleanno di una persona già morta. Che cosa ci vuole dire l'Evangelista Matteo? Che coloro che vivono nel potere, già dei cadaveri ambulanti, sono dei morti, mentre chi è vivo, quando compie gli anni, compie vita, aumenta la vita. Chi vive nell'ambito della morte, ogni volta che compie gli anni, fonda ancora di più nella morte. E quindi l'Evangelista ci descrive una scena macabra, potremmo dire tetra. C'è una corte di morti, c'è un banchetto, e l'unica portata che viene servita, qual è? La testa di un morto. L'unico vassoio che viene portato in tavola ha la testa. Sono morti che si cibano di morti. Dobbiamo fare attenzione per noi. Se non impariamo ad amare e a vivere con amore e per amore, se non impariamo a cogliere quella luce che Dio ci dà, rischiamo di essere già morti qui sulla terra. E quanta gente non è già morta? Secondo voi, questo non è il frutto della superbia, dell'egoismo di uomini che sono già morti e noi lo dobbiamo vincere invece con la luce e con l'amore. Quindi, ritornando a queste guardie che davanti a questa esplosione di vita diventano come pietre, guardie appartengono al potere e quindi sono già sprofondate nella morte e quindi sono refrattarie a quei segni della vita. C'è un'irruzione del Dio della vita, dovrebbero essere vivificati. E l'Evangelista invece dice: diventarono come morti. Invece di esplodere in questa vita, siccome erano attaccati al potere, quindi morti dentro,
diventarono di pietra come morti. E l'angelo disse non a loro, disse alle non abbiate paura voi. È strano perché la paura ce l'hanno le guardie, si spaventano, ma l'angelo, Dio, parla alle donne e dice, so che cercate Gesù, il crocifisso. Il crocifisso è un altro termine importante. Il crocifisso nella mentalità ebraica era l'equivalente del il maledetto. Crocifisso uguale maledetto. Perché i sommi sacerdoti, che se ne intende nella Bibbia, furbi per scegliere una morte infamante per Gesù e soprattutto una morte che squalificasse definitivamente Gesù agli occhi del popolo, per far vedere che loro avevano ragione, hanno scelto l'unica morte che nella Bibbia era riservata ai maledetti da Dio, e cioè la morte in croce. La croce non era una maniera per eseguire le sentenze capitali, ma era una raffinata e tremenda tortura inventata dai persiani che poi conduceva alla morte. Ma appendere le persone a un palo non necessariamente, c'era l'uso dei chiodi, ma che venissero legate, significava che le persone morivano normalmente tra il terzo e il settimo giorno dopo che erano state appese. Una morte atroce, tremenda, che era riservata, possiamo dire, alla feccia della società e secondo la Bibbia, come ho detto prima, ai maledetti da Dio. Allora, i sommi sacerdoti, per far vedere che loro avevano ragione e Gesù no, hanno chiesto per Gesù non la lapidazione, che era la maniera ebraica per eseguire le sentenze. Vi ricordate la prostituta, la lapidazione che senza peccato scagli la prima pietra? Non la decapitazione, che era maniera romana per i condannati a morte. Giovanni Battista gli viene tagliata la testa, ma viene scelta la crocifissione. Guardate quest'uomo che rivendicava di esprimere la volontà di Dio, in realtà è il maledetto da Dio. E allora l'angelo del Signore annunzia alle donne, so che cercate il maledetto, il crocifisso, non è qui, è risuscitato. Da una parte il maledetto da Dio e dall'altro il glorificato da Dio. Non è vero che Dio l'aveva abbandonato, non è vero che Dio l'aveva maledetto, ma in lui Dio ha manifestato tutta la sua potenza della creazione. Dio non ha permesso che Gesù morisse, ma gli ha concesso una vita capace di superare la morte, la stessa vita che viene concessa a tutti quanti noi. È stato risuscitato Gesù e ha una parola di rimprovero, come aveva detto. Gesù per tre volte aveva annunziato la sua morte e la sua resurrezione, ma i suoi discepoli non avevano capito assolutamente niente, perché i discepoli seguivano Gesù animati anch'essi da desideri di ambizione, litigando tra loro per sapere chi era il più importante. Per tre volte Gesù annunzia la sua morte e risurrezione e loro non capiscono niente. Ancora l'angelo disse: venite a vedere il luogo dove è stato deposto. Prima di andare avanti, soffermiamo sulle indicazioni che l'Evangelista Matteo ci dà. La resurrezione di Gesù non è la rianimazione di un cadavere, ma la ricreazione dell'individuo. Quindi, per le persone
risuscitate, non è il cadavere che si rianima. La resurrezione non è il ritorno di un cadavere, una reazione data da Dio stesso, un Dio amante della vita, non tollera che la morte compia la sua distruzione e quindi comunica all'individuo un'energia nuova, un'energia vitale che lo fa passare attraverso la morte. E l'angelo dice: presto, andate a dire ai discepoli che Gesù è stato risuscitato dai morti. Adesso un'indicazione abbastanza strana e incoerente. E ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Allora ci sono delle indicazioni abbastanza importanti. Si parla che Gesù appare in Galilea e non a Gerusalemme. Non a Gerusalemme. Gerusalemme era ingabbiata dal potere, aveva ingabbiato la figura di Dio nel suo interesse economico. Quindi voglio fermare qui, anche le 23:09. Magari poi continuiamo la prossima volta. Se avete qualche domanda da farmi, voglio leggere qualche commento. La risurrezione di Lazzaro è una promessa etica, sicuramente la prossima volta. La risurrezione di Lazzaro è una testimonianza ai discepoli e a tutti che Gesù aveva il potere, era il Dio della vita e non della morte, perché non è risuscitato solamente Lazzaro, è risuscitato anche il giovane morto. Quindi capisco la tua domanda, il tuo interrogativo. Tante mamme si chiedono perché Gesù non risuscita, non ha risuscitato per mio figlio. È un dramma, un dramma. È veramente difficile davanti a questo grande dolore. Mariella dice: sono d'accordo, la morte in vita è frutto della superbia, dei deliri di onnipotenza, del materialismo, della smateria. La vera luce sta nel mondo spirituale, dove non esiste nulla di tutto questo squallore, di questo buio ed aridità dell'anima. Sì, è vero, è vero. Ecco la superbia, come dicevo prima, il nostro egoismo ci chiude e ci fa morire e perdiamo una grande opportunità, e cioè quella di scorgere la presenza di Dio accanto a noi. Quando ci chiediamo nella superbia, ecco, mettiamo io al posto di Dio e non lo facciamo più operare nella nostra vita. Poi ci succede qualcosa di terribile, di grandioso, di devastante nella nostra vita e tutte le nostre sicurezze saltano e allora sperimentiamo la nostra miseria, proprio come in questo momento. Pensavamo di essere imbattibili, pensavamo di essere potenti, pensavamo di poter decidere le sorti del mondo. E invece no, un piccolo, insignificante, invisibile virus sta seminando il panico, la sofferenza, la morte nel mondo intero. Però davanti a queste cose, ci dobbiamo porre delle domande. Ma dove stiamo andando? Ma che cosa stiamo combinando? Ma cosa stiamo facendo della nostra vita? Ci siamo dimenticati da dove veniamo e dove siamo destinati? Ecco allora a pensare alla morte. Sta morendo tanta gente, sta morendo tanta gente. Questa morte, la morte di queste persone, non deve essere inutile, ma deve dare valore alla nostra vita. La loro morte non deve essere insignificante.
E usciremo perché Dio con noi pietoso e buono, è lento all'ira e grande dell'amore. Dobbiamo nostro stile da vita, dobbiamo cambiare il nostro modo di agire, di pensare. Non siamo noi che muoviamo le sorti del mondo, no, è Dio. Su ciascuno di noi c'è un progetto, ed è un progetto di luce, un progetto di vita, è un progetto di servizio. Di servizio. Gesù si è messo a servizio di Dio per il nostro bene, per salvarci, per donarci l'eternità. Ognuno di noi deve essere pronto a mettersi al servizio degli altri, mettersi al servizio degli altri. Ognuno di noi deve essere capace di spezzare il pane, e condividerlo con gli altri. E allora in questo momento di dolore, anche se siamo chiusi in casa, dobbiamo stare chiusi in casa perché questo è l'unico modo per collaborare e vincere. Spezziamo il pane, la condivisione, condividiamo. Ci sono tanti nostri fratelli che stanno soffrendo, noi non possiamo essere indifferenti, non ci possiamo chiudere solamente in casa pensando di essere in una fortezza. No, il virus è piccolo, invisibile, può entrare attraverso le fessure, gli spifferi, sotto le finestre, sotto le porte e contaminarci. No. Ma dobbiamo aprire il nostro cuore, eh? Dobbiamo essere compassionevoli come Dio lo è con noi. Dobbiamo compatire. Io devo soffrire con quella gente che sta soffrendo. Non devo avere solamente paura per la mia vita. Ma quanti anni dovrò vivere? Lo so? No, lo sa solamente Dio. Ma devo stare accanto, a queste persone che vivono la sofferenza. Allora è il momento di prendere di nuovo la nostra vita in mano. Una nuova creazione. Questo virus porterà un cambiamento nella nostra vita. È il momento in cui, sono convinto, noi iniziamo ad accogliere la luce, ad accogliere la luce nel nostro cuore. E la luce viene a illuminare gli angoli oscuri della nostra vita, del nostro cuore. Viene a riscaldare i posti più gelidi, viene a sanare le ferite più profonde. E una volta che fa questo, ci spinge ad amare, ci porta ad amare, ad essere segno d'amore, come è stato Dio per noi, ad amare come Dio ci ama. Sono uscito fuori tempo. Vedo se ci sta qualche altra domanda. Francesca, che saluto, grazie. Come cristiana attraverso te ho chiarezza divina dell'insegnamento di Gesù. Io sarebbe sempre bello parlare, come sto parlando negli ultimi minuti della diretta. Ed è importante, è fondamentale, però. Come sacerdote, sì, voglio cercare anche di dare un fondamento, una base a quella che è il nostro credere, la nostra fede. E quindi capire che in questo libro, che è la Bibbia, c'è sta tutta la vita. Questa per noi cristiani, per coloro che credono, è il libro della vita, è il sorgente della vita, è la parola di Dio. E questa parola può dare acqua. E acqua vera può dissetare ogni nostra sete. Grazie Francesca, un saluto affettuoso a te e Antonio. Ed grazie Don Pasquale per averci fatto sentire la morte come pienezza di vita, quello di cui abbiamo tutto, sapendo che anche il nostro dolore per la mancanza fisica dei nostri cari. Sì. Dobbiamo tendere alla vita, eh. Gesù ci ha resi partecipi di questa espressione. Esplosione di vita e dobbiamo partecipare a questa vita. Un'unica parola, amore, amore.
fraternalismo, solidarietà e spirito di cooperazione. È vero, vi posso raccontare l'ultima cosa. Nella mia parrocchia c'è la mensa dei poveri, dove vengono a mangiare 60-70 persone ogni giorno. Funziona tutti i giorni. Non ci Natale, Pasqua, Ferragosto, sempre grazie a persone che hanno il cuore buono e che si mettono a servizio degli altri. Pensate che la mensa non si mantiene né con l'aiuto della Chiesa, la Chiesa intendo Chiesa istituzione, né con l'aiuto dello Stato, ma solamente dalla provvidenza di Dio. È Dio stesso che si prende cura dei fratelli che sono nel bisogno. Avevamo problemi con il divieto di uscire. Assemblamento, come facciamo a continuare a sfamare queste persone? Mica possiamo chiudere. Gli altri hanno chiuso, ma io in coscienza non mi sentivo di dire, perché sentivo Dio che bussava alla porta del mio cuore e diceva: io ho fame, tu stai mangiando a casa, tieni il frigorifero, hai potuto fare la spesa, ma io no. E allora abbiamo pensato, non possiamo fermarci, dobbiamo continuare. Allora facciamo una cosa, prepariamo il pranzo da sport. Bella cosa, bella idea, mi è venuto subito. Ma andare a fare i conti però, non ci siamo ritrovati, non ci siamo ritrovati. Allora ho usato, forse qualcuno di voi ha visto, proprio il canale Facebook per fare un appello e chiedere ai miei concittadini torresi e non di dare una mano. Avevo bisogno di buste, dei sacchetti per mettere il pranzo dentro, delle vaschette d'alluminio per mettere il pranzo, delle bottigline d'acqua, della frutta singola, dei tovaglioli, delle posate di plastica. Avevo bisogno di alimenti che si potevano preparare con una certa semplicità, perché pure con il numero dei volontari ho dovuto ridurre. Sono due persone che preparano il pasto per tanta gente, non più 4-5 persone, quindi pranzi meno elaborati ma molto più semplici. Quindi ho chiesto juster, ho chiesto tonno, ho chiesto affettati e via di seguito. Dal giorno dopo, ecco, Dio non si smentisce, non lascia soli i suoi figli. Perciò sono convinto che se noi apriamo il cuore, presto Dio opererà il prodigio e ci libererà. Dal giorno dopo mi sono arrivate delle cose, tanta grazia di Dio. Ecco, Dio si prende cura dei suoi poveri e sono sicuro che proteggerà anche quei poveri volontari che, prendendo tutte le attenzioni, tutte le distanze, si mettono a servizio di questi fratelli anche in questo momento difficile. Cecilia, grazie per ogni parola, no, grazie a voi che mi avete seguito, grazie anche per la sensazione di pace e di profonda fede. Francesca, attraverso l'amore sento mia figlia. Eh sì, volete sentire i vostri cari? L'amore. In che modo li possiamo vivere, sentire, in che modo può continuare la nostra anche comunicazione con loro solo attraverso l'amore. Perché in nome di tanti figli che sono in cielo sono nati gruppi, associazioni, movimenti, si fanno i pozzi in Africa. Io stesso con alcune mamme abbiamo costruito un orfanotrofio. È l'amore, quando sappiamo amare, allora sentiamo loro che sono amore, amore puro. Mariella, nulla è impossibile a Dio, soccorre un tuo fratello e fai che è gradito a lui. Sì, ok, benissimo. Allora finisco con un'altra preghiera e ci salutiamo. Una preghiera, vediamo. Ok, sempre dedicata ai nostri figli. Aprite il cuore alla nostra preghiera. Il nostro nuovo volto fateci contemplare. Indicateci la strada che ci porta al regno. Vogliamo essere per voi terra di cielo. Supplicate il Padre, fonte di ogni tenerezza, di toglierci ogni dubbio e ogni tristezza.
Giorno dopo giorno per voi la vita offriamo, il dolore, le prove, il grande vuoto interiore. Da quella notte tanto oscura e minacciosa, quando foste strappati dalle nostre braccia, seguiamo fedelmente ogni vostra traccia. Ma vi chiediamo aiuto, l'attesa è lunga e faticosa. Il corpo siamo un sol cuore, uniti dall'amore alla mensa del Signore. Prendeteci per mano perché nessuno si perda. E fra noi, fratelli, regni il Consolatore. Siete stati prescelti tutti dall'eternità a sfiorare la terra con la vostra soavità. Tutti prescelti e con tenera età. Ora siete profeti all'intera umanità. Frutto benedetto. Benedetto e fecondo, di un amore tanto grande, grande e profondo, ora per tutti siete riflesso di cielo, gioiosa luce divina sul mondo intero. Amen. Ecco, fratelli carissimi, grazie ancora. I nostri cari amati che sono nella luce di Dio, per noi sono profeti. Sono i nuovi profeti per l'intera umanità, perché vengono a portarci e a parlarci dell'amore di Dio, di quell'amore che può salvarci in questo momento. Allora, cari fratelli, termino dandovi un abbraccio, forte e caloroso abbraccio. Teniamoci forti, siamo uniti e impariamo ad amare, impariamo ad amarci veramente, sinceramente. Non c'è il primo, non dobbiamo occupare nessun primo posto, no, dobbiamo solamente amare ed essere il riflesso dell'amore di Dio per tutti coloro che ci incontriamo. E presto dovremmo incontrare altri. Finirà il tempo della chiusura, di stare chiusi in casa. Ma presto, come Gesù ha detto alle donne, saremo chiamati a dire: andate, andate a portare la luce, andate ad essere luce per coloro che sono ancora nelle tenebre, per coloro che sono nella morte. Andate a portare amore, andate a portare vita. Noi dobbiamo imparare a essere per gli altri fonte di rigenerazione. Dio ci ricrea, ci dà una nuova vita, una nuova possibilità, e noi dobbiamo aiutare gli altri a fare lo stesso. Questa è la fede, questo è essere cristiano, portare la luce e l'amore di Dio agli altri. Vi voglio bene, vi abbraccio tutti, pregherò con voi. Buongiorno, mi ricordo dei vostri figli, anzi li chiamo, li invoco, gli chiedo di stare vicino a me e vicino a voi e di donarci tanta forza. Un giorno insieme canteremo le meraviglie che Dio ha operato per l'umanità. Buona giornata a te e a presto, un abbraccio affettuoso a te.